Ciao a tutti cari miei, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento sul canale Carriera con Giulia Staccata e la Tatum su F123. Passiamo da Azerbaijan a Miami. Però signori, prima farò una piccola tappa in quel di Roma. Questo sabato infatti sarò al centro commerciale Porta di Roma, nel negozio incredibile, mastodontico di Media World, per correre su F123 con o contro di voi. Ci sarà un bellissimo meet and greet anche con tutti voi, dalle 16 alle 18. E oltre ragazzi, proprio si va oltranza, non c'è problema. Guideremo insieme, faremo un sacco di cose. Quindi ci vediamo, ripeto, a Porta di Roma, centro commerciale, nel negozio incredibile di Media World. Mi raccomando, siateci. Ora, linea Giulia Staccata. Buongiorno, buongiorno, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in quel di Miami dopo un super, super, super weekend in quel di Baku. Signori, avete visto l'intro, mi raccomando, siateci in quel di Roma e siamo sempre con la Phoenix Tatum dietro ad inseguire. È anche uscito un aggiornamento molto importante in realtà che migliora, anzi dovrebbe aver migliorato e fissato, aggiustato il problema soprattutto delle prestazioni equivalenti online, ma anche e soprattutto dell'usura delle gomme. Un caso ragazzi c'è stato qualche settimana fa bruttissimo, c'era la Red Bull che consumava pochissime gomme, la Ferrari che ne consumava tantissime e nel mezzo tutti gli altri team comunque che consumavano peggio della Red Bull ma meglio della Ferrari, quindi una cosa veramente assurda. Non abbiamo alcun sviluppo in corso e non va bene questo, abbiamo anche pochi punti, solo 885. Dobbiamo anche sistemare un po' le componenti perché non possiamo correre in quel di Miami, che è una pista che ha due rettilinei veramente giganteschi con componenti usurate. Dunque dobbiamo pensare un po' a quello che possiamo fare. È anche vero che abbiamo ben 16 punti, lo vedete, e siamo proprio a metà classifica, andando a, non lo so, annusare. Stiamo andando ad annusare un pochino Alpine, Aston Martin, ma la vedo piuttosto dura. Devo dire che stiamo facendo una bellissima stagione, anche se il nostro compagno di squadra non ci aiuta ed è comunque davanti a De Vries. Questa è una grandissima notizia, una grande novità, fa un pochino ridere per l'appunto. Però abbiamo fatto tanti bei risultati. A parte qualche punticino all'inizio, abbiamo fatto il Gran Premio di Azerbaijan, ragazzi, è stato veramente folle. Peccato che non inseriscono le sprint all'interno. Però, ragazzi, siamo forti, 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 forti. E adesso andiamo, sempre in difficoltà, 110 in quel di Miami. Andiamo a togliere un po' di tempo, quindi ad aumentare la velocità dei nostri meccanici. E tecnicamente dovrei andare a migliorare anche proprio il reparto dell'aerodinamica, se possibile. Un flap alla secondaria. Vediamo un po' se è un po' più curvo, un po' più di importanza, può portare e tutte queste cose qua. Comunque ragazzi, in descrizione trovate anche il canale, lo so, sto per dire, podcast, riflettiamo se si chiama, vi lascio il link. C'è un episodio al momento ed è il Discutiamos di ieri, se non riuscite a vederlo su YouTube con le pubblicità e tutto. C'è anche il canale podcast che in teoria se avete Spotify non ha pubblicità, se ce l'avete giusto, insomma non, se avete l'abbonamento. E domani, se tutto va bene, voglio far uscire un podcast che già ho in realtà su Adrian Sutil, sul perché tifavo Adrian Sutil e sulla sua carriera dal 2007 al 2014 con anche dei tragici eventi e degli eventi abbastanza divertenti. Ragazzi, io vi sprono magari a seguirlo, ve lo lascio in descrizione. Andiamo! Dobbiamo cambiare il cambio, ragazzi, per le prossime manche, sfide. Andiamo verso le qualifiche subito, veloce. Mamma mia, ragazzi, che palle, quanti guanti si rompono, che palle! Andiamo! Sì, ci siamo ragazzi, ci siamo. Ho spostato l'HUD di sinistra perché non vedevo le curve proprio di sinistra. Quindi con questa visuale, con quella interna non ho problemi. Ah! 30 secondi per terminare la sessione. Se non ci piazziamo almeno al decimo posto non potremo accedere alla prova finale. Metticela tutta. Che brutto primo settore.
veramente brutto, cavolo. Devo guadagnare tanto, abbiamo sbagliato tantissimo. Ci siamo messi i cordoli dove non dovevamo metterci. Metterceli. Mamma mia, che brutto giro, ma che è? Cosa ha fatto? Ce l'abbiamo fatta, non ci credo! Oh mio Dio! Non so come, che cavolo di errori sto facendo, ma ce l'abbiamo fatta. P9, signori? P9, Pinolo? P9, con uno scarto di meno di 60 millesimi su Valtteri Bottas. Let's go, boys! 27,0 di Lando. Vediamo di fare il miracolo, altrimenti P10 comunque. Via, 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 full gas. Olè. Abbiamo fatto un settore decente, il migliore che abbiamo mai fatto. Andiamo. Di sotto adesso provo 56 anziché 55 in frenata, anzi 55 ancora, non mi fido di 56, brutterei. Dai, 27 0, attenzione. Wow, P8, ragazzi, ero veramente impiccato, veramente al limite. Tra l'altro abbiamo una macchina sottosterzante perché è veloce sul dritto, dobbiamo per forza farla veloce. Soffriremo in curva probabilmente, ma dovevamo fare così. 7 decimi e 7 con 30 millesimi su Ocon e 60 circa su Norris. Che bella qualifica, ragazzi, che bella qualifica. Vi aspettiamo tutti per assistere al Gran Premio di domani. Lo dice Carlo, ma non è domani. E adesso ci vediamo in griglia. Siamo sulle coste della Florida per il Gran Premio di Miami, l'11° tracciato statunitense entrato a far parte della Formula 1. Gli spalti sono pieni di fans, pronti a fare un tifo sfrenato per quella che si preannuncia una gara fantastica. L'autodromo internazionale di Miami si snoda intorno all'Hard Rock Stadium con i suoi 5 km 4 e 19 curve. Garantirà una gara eccitante e colma di scontri ruota a ruota. Prima di partire, guardiamo la griglia della gara di oggi, dopo le fantastiche qualifiche di ieri. C'è Sergio Perez in pole position oggi e appena dietro prende posto Max Verstappen. Quindi il resto della griglia. Sainz, Leclerc, Russell, Hamilton, Fernando Alonso, Zuffoletto, Ocon, Norris, Oscar Piastri, Tsunoda, Stroll, Magnussen, Gasly, Bottas, Hülkenberg, Albon, Zhou, Doohan, De Vries e Logan Sargeant. È quasi il momento di accendere i motori, andiamo in pista! È di nuovo giornata di gare, qui con me a commentare c'è Davide Valsecchi. Dunque Davide, la giornata si prospetta difficile per i nostri piloti. Cosa terrai d'occhio mentre si dirigono verso curva 1? La partenza è il momento più difficile dal punto di vista nervoso.
C'è sempre il rischio che qualcuno commetta errori o prenda male le distanze, considerato l'affollamento di auto in uno spazio di pochi metri. Se gli incidenti sono così rari, dobbiamo solo ringraziare il talento dei piloti. Lo dico? Lo dico, signori, secondo me arriverà la pioggia. E allora proviamo una strategia pazza. Gomma dura in partenza e aspettiamo la pioggia alla fine. Oh, non sono l'unico ad averla scelta questa strategia, ma che è sta roba? Ok, no, ok. Russell, Hamilton, Alonso, quelli davanti a me, insomma, tutti con gomma dura. Potremmo anche sopravanzare qualcuno in partenza. E gomma mescola rossa per Leclerc. Gomma mescola media per le due Red Bull, invece. Voi non lo vedete, ma ve lo dico io. Vi aggiorno, andiamo! Parcheggio perfetto. Marò. Ora devi solo concentrarti ad ottenere. Carichi, Carichi, ragazzi. Mi piace. Gli altri commenti. Commentate in tanti, ragazzi. Dai! Vediamo di fare una bella partenza, che dite? Attenzione! Via! Oddio, Leclerc, che brutta partenza! Attenzione, bella! Bella per noi, attenzione, Carletto, cosa fa? Non lo so. Solo che siamo partiti a bomba, superando anche Leclerc, che è rimasto piantato con gomma rossa, tra l'altro. Non bene per lui. E abbiamo superato anche 2 su 3 piloti con le dure davanti. Abbiamo soltanto Hamilton, anche lui è autore di una grande partenza. Sarà impossibile tenere dietro l'ira funesta di tutti questi piloti. Sarà importante anche non lottare troppo in realtà. Attenzione qua, proteggiamo l'interno. Non si sa mai. No, con calma. Non vogliamo nemmeno perdere così tanto, onestamente. Ok, Russell, Leclerc tecnicamente è più veloce, ma Russell ha avuto la meglio in questo rettilineo. Ne ha molto di più sul dritto, li ha, come al solito. Tanto noi abbiamo molto più velocità in queste zone, invece. Okay, tanto addirittura che adesso ha perso tantissimo Leclerc. 20 giri di gara, la gara è veramente molto lunga. Vediamo se funzionerà male la nostra strategia. Intanto guardate quanto perdiamo sul dritto e abbiamo una macchina, ve lo ripeto, tendente al sottosterzo, perché abbiamo puntato a un carico aerodinamico basso, a una lamena cucchiaio rispetto agli altri, diciamo, nell'anteriore e nel posteriore, andando nei termini un po' più tecnici. Penso che ovviamente lui abbia molta più velocità di noi, però potrà tenerci magari nella zona DRS delle due Mercedes successivamente, quando ci supererà in questo dritto, perché tanto lo farà, lo sappiamo. Cioè, non è che guadagna in trazione, come giusto che sia, guadagna tra la quinta, la sesta e la settima marcia. Questo è sempre il problemino di questa IA ultimamente, cioè di quest'anno. Andiamo tranquilli, non siamo in lotta con la Ferrari ancora. Abbiamo una macchina veramente molto lenta al momento. Siamo già arrivati in zona DRS di Russell per il prossimo giro. Almeno Leclerc, non noi. Però questo potrebbe essere super buono per noi, che perdiamo 7 anni sul dritto, ma va bene così. Va benissimo così. Voglio sapere anche un po' cosa fa il mio compagno di squadra. Nelle retrovie, immagino, no? Ma nemmeno troppo, mi sembra. Dove? Il distacco dal tuo compagno di squadra è 8,0 secondi. Monta gomme medie nuove. È in ventunesima posizione. Ah, ok, no, è penultimo, perfetto. L'ultimo giro è stato 1,42,5. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda, non però credo che potrò usare il DRS io. Zone DRS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Noi dobbiamo sperare che Leclerc vada a prendere velocemente le Mercedes e le vada a superare. Noi penso che subiremo un attacco anche di Esteban. Anche se adesso si sono un po' più calmati sul dritto. Vado a difendermi.
lungo di Estebano. Oh, mamma mia, queste cose qua ci fanno perdere sempre un sacco di tempo, ma soprattutto ci fanno rallentare, perché abbiamo paura di essere colpiti in qualche modo, capito? Quindi è un problema. Aspettati di vedere pioggia tra 10-15 minuti. Allora la strategia potrebbe workare, potrebbe funzionare. Mamma mia, ma cos'è questa usura? Cosa? Qualcuno... Oh! Ma erano distanti. Qualcuno su Instagram mi ha scritto che c'è un'usura esagerata adesso con un nuovo update. Ma ragazzi, quarto giro, 2,0 secondi. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 9,8 secondi. Non te l'ho chiesto però il compagno. Ma siamo al quarto giro, abbiamo le gomme al 13%. E tra l'altro le pressioni non sono nemmeno basse, cioè abbiamo anche una percentuale di usura in teoria minore. Più temperatura ma meno usura. Ma com'è possibile che siamo già, cioè, 4% al giro e siamo con gomma dura? Sembra eccessivo. È da investigare questo. In teoria chi ha la rossa dovrebbe morire in questo momento. Dovrebbe avere 3 volte l'usura che abbiamo noi. Lando. Non ci difendiamo perché tanto non siamo in lotta. Anche se qui perdiamo da Lando. Se perdiamo da quelli davanti. Il fatto che lui è veramente molto più lento di noi. Ma almeno avremo DRS. Wow. Vediamo un po' se la strategia potrebbe funzionare. Dentro! Si difende Lando, Ha fatto un cambio di traiettoria. I see him. Mentre abbiamo problemi comunque con le gomme, con la gestione. Eccessivo. Eccessivo degrado. Lando è in difficoltà comunque, mi sembra. Non riesce ad andare via da me. Trazione ancora un pochino sì, ma soprattutto quarta quinta come sempre. Ripeto. A questo punto teniamo il suo DRS, siamo sempre in P8. Cosa non male, e possiamo anche pensare di staccare un po' la concorrenza dietro. 7 decimi. Molto bene. Ok, non scende nemmeno la benzina. Andiamo a prendere Lando. E che siamo più veloci nel settore centrale. Sarebbe fantastico riuscire a passarlo, ma non se ne parla probabilmente. Non possiamo passarlo qui. Voglio chiudergli un po' la strada, la percorrenza della curva che prima di affrontare questo rettilineo. Ma qua mi sa che lo ripassiamo, ragazzi, Dentro giù, lunghissimo però. Ah, non bene, mannaggia, questo lungo. Ci si riprova, vediamo se si difende. Non si difende abbastanza. Curva 1, proviamo, vai Jules, dentro. Ma abbiamo difficoltà con le gomme. Siamo in netta difficoltà con gli pneumatici, ragazzi. Lo è anche adesso Norris. Oh no, qua no, Non si può in due. Ah, teniamo duro, andiamo. Adesso lui proverà di nuovo ad attaccarci sul dritto. Wow, che sotto che abbiamo. Il setup va bene, non per quest'auto al momento, ma non è normale, non è normale, ragazzi, che non andiamo sul dritto nonostante questo setup. Qua ci difendiamo, dentro, lungo. In teoria dovremmo avere un vantaggio adesso in questa traiettoria, in questa zona. Questa chicane lentissima, lunghi. Non è stata fantastica. Gomma al 22%. Mamma mia.
Sofferenza, sofferenza. Dovranno rientrare box prima o poi, C'è Leclerc davanti a te. Occhio al distacco dall'auto di fronte. 4,7 secondi. Monta gomme morbide usate. Oh no. 5 giri fa. Crediamo non è vero. Che ancora una sosta. L'ultimo giro è stato 1 minuto 31,5. Non è vero. Ok, via libera. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Ho sbagliato il punto di frenata, ragazzi, scusate. Jack, no. Box. Safety. Questo è ottimo, questo è ottimo. Passare, rallenta. Mentre il gruppo si compatta, mantieni il tempo delta positivo. Sai che si è ritirato il nostro compagno? I ufficiali faranno entrare la safety car, dato questo è ottimo, questo è ottimo, questo è ottimo. Ma io non ho capito se, se è stata colpa mia o meno. Non ho capito cosa ha fatto Jack, se si è ritirato Jack o meno. Questo è ottimo. Questo è veramente ottimo. Mi sono reso conto adesso che siamo gialli, ragazzi, come pallino. Non ci avevo mai fatto caso, perché di solito siamo verdi, però verdi era Aston Martin in realtà. Quindi Jack ai box. E noi, questa è una grande opportunità, perché penso che andranno ai box un po' di piloti. Ma è una grande cosa per noi, perché riusciamo così a far funzionare magari nuovamente meglio la nostra strategia, dato che ci ricompattiamo. Il Lers tra l'altro ne giova, perché ne giova. E potrebbe arrivare la pioggia. Let's go. La gara è lunga ancora. Ah, vanno tutti ai box, quindi vanno tutti ai box. Dai, voglio essere primo, almeno voglio essere primo. Perez ha appena svoltato nella corsia dei box. Ah no, non siamo nemmeno primi così, ovviamente. Sfruttano. Va bene così. Va bene, siamo secondi. Va bene comunque. Sarà non lo so nemmeno, non so cosa dire, ragazzi. È un rischio atomico che ci prendiamo. Ma eravamo dodicesimi ormai dopo l'errore. Undicesimi, non lo so. Ripeto, attenzione. 5 minuti alla pioggia vuol dire che arriverà quando forse terminerà la safety. Tra l'altro c'è Sargent P5 che non è rientrato. Russell invece è rientrato ed è P4. Attenzione qui, raga, No, box per Sargent e per Sainz. No, per Gasly. Ma Sainz ha 5 secondi di penalità. Ok. Arriva la pioggia, la vedo ragazzi ormai. Guardate che meteo. Safety car in questo giro. Sì, ma non può rallentare così, Perez, Assicuriamoci di mantenere le gomme. Non può, non può. E ricorda, non sorpassare fino al momento giusto. Allora, abbiamo un sogno. E basta, Alex, abbiamo capito, abbiamo un sogno nel cuore. E quello di prendere e superare Perez se riusciamo in accelerazione in partenza. Esattamente così. Dentro! Come? Quella manovra era irregolare, restituisci la posizione. Ma che senso? Ma eravamo in curva 1, era finito! Ma perché? No, raga, ma perché? Ma per quale motivo? No, vabbè, no, ragazzi, complotto. No. Non è possibile questa cosa. Devo resistere, ragazzi, devo usare tutto l'ES possibile. Devo resistere. Devo resistere. Dentro, non abbiamo più gomma, ragazzi. Usura è questa. Ma devo resistere. Dai, io non ci voglio credere. Ma per quale motivo? Qualcuno mi può spiegare per quale motivo c'era bandiera gialla nel settore 1 per caso? Non ho capito. Non ho parole. Proprio contro una Red Bull, Una Red Bull. Io mi sono spostato una volta, però mi sembra strano che mi viene addosso, però così manca, fa così Russell. Dentro George. Vediamo l'esterno. Non se lo prende.
ci difendiamo all'interno. Arriva George. Di te è 6,7 secondi. Arriva George. Dobbiamo lasciare un pochino all'interno di curva 2. Noi siamo interni in curva 3. Oh, dai. Non si può in due qui, non si può. Molla George. Bravo George. Io veramente sto ancora pensando alla ripartenza. E non capisco perché non superano. Ma va bene così, a noi va bene così. A noi ci piace quando fanno così. Dai pioggia, ti prego, arriva. Oh, cadi, sta cadendo la pioggia. Sta arrivando, dobbiamo resistere ancora penso un giro, un paio di giri massimo. Non sarà facile. Perché non si danno fastidio tra di loro i piloti? Perché? Mamma mia, quanto poco grip che abbiamo, ragazzi. È arrivata, ma non possiamo entrare in questo giro. Non è colpa della pioggia se abbiamo questo poco grip. In questo momento è colpa delle nostre gomme, che sono messe male, sono pericolanti. E si sta bagnando abbastanza rapidamente. Dentro. Prossimo giro, ragazzi, proviamo. Piccolo short shift, non si fa tantissimo in questo gioco, però può aiutare. DRS consentito, ripeto, DRS consentito. Non è la notizia più bella di tutte quelle, il DRS consentito, ma è giusto. Al momento non c'è abbastanza pioggia. Non ho veramente grip. Oh no, George ancora. Bello! Bello! Dove ha provato? Fai attenzione alle condizioni. La pista sta diventando più bagnata. Adesso è brutta, ora sì. Consiglio di continuare. Se box, box. Siamo già alle gomme intermedie, saremo molto più lenti. Box, box. Box, 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 box. È il momento buono per il pit stop. Rientro, non posso far nulla, ragazzi, qua. Giro. Non ho più airs. Mamma mia, non abbiamo più grip. Non abbiamo più grip, è il momento di rientrare. Oh mamma mia. Che gara. Oddio. Sembra di guidare un macigno. Un trattore. Box, box, box. Per forza di cose. Oh, cosa fanno davanti? Cosa fanno davanti? Questo è il momento giusto. Dobbiamo stare attenti all'entrata box, perché non è che me la ricordi molto bene. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Ok, dentro. Gomma. Ok, intermedia. Aumentiamo la deportanza di un click. E via, ti prego. DRS disabilitato in questo giro. Ti prego. Fa che la pazzia funzioni. Bravi. Esci ora. Dai, ottima, bravi. Entrata, sembra una sosta ok, non ci dispiace. Bene così, la strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Mi prego. Ripeto, con le slick in queste condizioni non si può mai stare in pista, quindi vediamo un po' quanto perdiamo o se guadagniamo da Sargent, che ha gomma rossa. Lungo. Mi pare che stiamo guadagnando. Potrebbe essere il nostro jolly, raga. Potremmo rivedere la Tatum a podio. Chissà. Vediamo. Qui dove guadagneremo di più, sicuro. Sì, vai. Oh, mamma mia. Mamma mia, quanto stanno perdendo. I commissari hanno vietato il DRS a Box Perez. Tempo. Il DRS non è più Box disponibile. Perez, box tutti. C'è un grosso incidente davanti a te. Cos? Bandiera rossa, bandiera. Oh! Ti aggiorneremo ai box. Stanno tutti bene. Incidente in pista. Ma no, non prevedono di far uscire. No.
andata bene, ma questo è un buon momento per riprendere fiato. Siamo soltanto a metà gara e abbiamo una grande opportunità davanti. Non capisco. Ehi, è bello tornare. Ma non è vero! Meglio questa ripartenza, andiamo. Non è vero. Ma che partenza è questa? Furiosa la partenza con Ocon che si ferma in mezzo alla pista. Ma hanno le gomme da asciutto ancora alcuni. Cosa hanno fatto in Ferrari? Ma facciamo essere piotto, ma che cosa cazzo vuol dire? No, vabbè, non ho parole. Non ho parole. Ma poi non ho capito, chi è che si è ritirato? Non ho capito. Virtual, la velocità. Il delta è ma che basso. Cosa è successo? Rallenta immediatamente. No, alcune Fernando è fuori. Il problema è così grave da costringerlo al ritiro. No ragazzi, non sto capendo, è la gara. Non ho capito. No, non potete perdervi questa gara ragazzi, non ho parole. Non ho capito. Ma davanti ci sono anche dei rivali nostri importanti. C'è l'Alfa Tauri, c'è la Haas. Mamma mia, che quanti punti buttati che potevamo veramente avere. De Vries decimo, no, non sto male. Ma che sfortuna ragazzi. Che poi tra l'altro non l'ho capita io questa roba qua. Ma noi non eravamo ventesimi. Bisognerebbe prendere la classifica del giro prima. Abbiamo carburante sufficienza per altri 5 giri. Dipende come siamo passati sul traguardo. Magari eravamo ventesimi, ma non mi pare proprio, sinceramente. È difficile adesso, è difficile. C'è anche Max dietro. Possiamo fare grandi cose adesso, soltanto nel secondo settore. Forza, dobbiamo tentare il sorpasso. Lo sappiamo, dobbiamo tentare il sorpasso. C'è un Alfa Romeo terza! Come fa a esserci un Alfa Romeo terza? Cerchiamo di evitare i cordoli in ingresso. Delle frenate pesanti. Andiamo da Kevin. Non so come ha fatto a non avere il taglio. Splendido, bella mossa. Succede dietro, mamma mia Max. Sempre disastri quando è un po' dietro. Andiamo a prendere Ocon. Difficile ragazzi, difficile fare qualcosa di concreto adesso negli ultimi due giri. Vediamo. Perfino l'Alfa Romeo sta andando via. Comunque sta facendo bene. Carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ah, a questo punto qua la facciamo la bomba. La facciamo la dive bomb. Mamma mia. E siamo proprio a nostro agio in questo nuovo game, ragazzi, Stiamo andando fortissimo. Sono super contento, a parte tutto. Sono di un secondo più veloci di quelli del pilota che ti precede. Sto andando super forte anche in prova a tempo. È un videogioco che a me interessa particolarmente anche nel lato competitivo, quindi ci stiamo cacando sotto, direbbero alcuni. No dai, mi sto divertendo un sacco. Bilanciamento a 56 e andiamo a prendere anche Yuki, se riusciamo a prendere Yuki. Yuki ci serve perché non possono prendere così tanti punti in Alfa Tauri, a noi serve che stiano dietro, ma soprattutto ci siamo messi dietro l'Alpine. Quindi stiamo recuperando in questo momento nella classifica costruttori. George! Informazioni su Russell, è fuori dalla gara. Attenzione all'esterno. Ah, ma non è. Era dietro George. Bello intanto il sorpasso. Bottas è P3.
No, non avete capito. Bandiera gialla. Bandiera gialla prima di affrontare questa di curva. Eccolo qua il pannello. Dal pannello bandiera gialla. Prima del pannello no, ragazzi. Vedete che infatti si è illuminato? Ed è un videogioco, è così funziona. Adesso, per esempio, è finita. Questo, è inutile fare. Portiamo a casa il risultato. Inutile fare i video sul Verstappen Drive, leggete o meno. Nella realtà, non nessun dissing, nessuna frecciatina, ma proprio è facile. Un pannello è spento, no gialla. Un pannello è acceso ed è giallo, allora sì, è giallo, ma solo per quel punto. Fino al prossimo pannello. Ogni pannello è una sezione di pista. Ultimo giro intanto, ci tenevo a dirlo ragazzi perché è importante, è proprio una regola tranquilla, facile, che non ha bisogno di spiegazioni aggiuntive, è oggettiva. Intanto siamo P5, non so come, ma siamo in P5, boys, P5, non ci posso credere. Sperando, dovrebbero averlo risolto, che il bug... Stimiamo che questa pioggia cesserà tra circa 10 minuti, quindi mantieni la concentrazione. Mamma mia Alex, ma l'ultimo giro. In teoria dovrebbero mantenere queste posizioni, non quelle prima della bandiera rossa. Ma che cosa è successo questo? Non ci è dato sapere. Oh mamma mia, lunghissimo. Che gara. Che amarezza anche, poteva essere meglio come risultato questo. Un secondo posto probabilmente avrebbe meritato il nostro Jules. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 15,3 secondi. Montagomme intermedie usate. È in dodicesima posizione. Dodicesimi? L'ultimo giro è stato 1 minuto 42,1. Bravo, bravo, dai. Che gara! Una delle più belle, se non la più bella del campionato, anche più di Australia. Ma il regalo di Sasha è una fantastica vittoria della scuderia oggi. Mamma mia. Mannaggia, Alfa Romeo guadagna un po' di punti, ma va bene così. E i suoi sforzi sono stati ripagati. Hanno ormai un ruolo di primo piano in questo sport, quindi è impossibile non esaltarsi per il successo di oggi. Hamilton non è molto contento della faccia, è un po' incazzato. Con Bottas terzo, io non ho parole. Bottas terzo è una di quelle cose che mai mi sarei sognato di vedere. Non capisco onestamente cosa è successo anche allo start. Abbiamo avuto uno start troppo più veloce rispetto agli altri, ma va bene. Una gara da ricordare per Sergio Perez, che roba. P5 confermata. Dunque, caro Davide Valsecchi, e altri 10 punti in saccoccia. Mamma mia. Direi zufoletto. Sì, siamo anche i migliori piloti del giorno. Stupefacente. E passiamo ai costruttori. Vediamo un po'. -8 dal pin. Guardate però l'Alfa Romeo quanto ha guadagnato. Il team americano ottiene un piazzamento migliore in classifica. Diciamo che non male, non male. Grazie a tutti per l'ascolto. Non male, no. Cioè, una di quelle cose che mai vedremo: Verstappen che fa un errore e causa la bandiera rossa. Dopo questa, ragazzi, direi che ci possiamo salutare e ci possiamo dare l'appuntamento prossimamente, molto presto, per un altro super gran premio a casa nostra, in quel d'Imola. Almeno nella realtà riusciremo, o meglio, nel virtuale riusciremo a fare l'evento. Un bacione e gara pazzesca. Ciao.